Ciao, sono Alessandro, sono nella prefettura di Miyazaki, questa è Aoshima e il mare è particolarmente agitato perché sta per arrivare un tifone, arriverà domani e devasterà tutta questa zona, quindi godiamocela finché siamo ancora vivi e finché siamo ancora in tempo, perché non si sa se domani saremo ancora qui. Ho mangiato degli spaghetti ai frutti di mare in un... l'acqua mi ha raggiunto! In un ristorante italiano della zona che è lì. Non era male, anche se qualche anno fa non l'avrei detto, ormai la mia bocca si è abituata ai sapori locali e qualcuno potrebbe accusarmi di non sapere più distinguere i sapori italiani autentici, perché ormai sono qui da troppo tempo e quindi anche la mia capacità di giudizio si è ridotta in certe cose, ma è aumentata in altre, perché sono diventato più... perché quando perdi qualcosa poi la recuperi in un altro punto, puoi studiare quanto vuoi, ma se aggiungi una cosa a destra la perdi poi a sinistra. Capito? Come un naufrago. Certo, la spiaggia è tipo a 30 metri di distanza, ma è l'idea. Se ti concentri puoi convincerti di essere in qualunque situazione. Costruivate. Ma che cazzo sto dicendo? Perché di solito è raro che io faccia un video senza averlo almeno un po' preparato, no? Pensato cosa dire, così. Oggi sto proprio improvvisando, ma sono in un posto stupendo ed è un'occasione imperdibile. Guardate. Quindi, o adesso o mai più. Tra una settimana torno qua, ma insomma. Meglio essere fatalisti. Così che funziona YouTube, no? Più una cosa è profonda, sofisticata e tutto quanto, meno gente l'apprezza, mentre le cose grossolane, un po' superficiali, però simpatiche, così, che ti fanno passare 10 minuti così divertenti, anche di meno, anche un paio di minuti o 30 secondi, sono più apprezzate. Bisogna essere spontanei. È quello che il consiglio che ti danno. Sii te stesso! Poi alla fine del video non hai imparato niente, ma va bene così, ok? Hai passato 2 minuti divertenti. È quello che accade quando si ascolta una bella canzone, no? Non è che ascoltare musica deve essere utile, deve essere divertente. Esploriamo questa giungla di palme. Evochiamo lo spirito di Indiana Jones. Fate il tifo per me. Ditemi, non perdervi, non affondare nelle sabbie mobili. Questa giungla è intricatissima. Dove mi porterà questo sentiero fantasma? Oh, vedo dei turisti. Così vergine questa giungla come mi aspettavo. La costa giapponese è fondamentalmente incontaminata. I giapponesi non hanno abitudine di andare al mare a divertirsi come noi. Fare vita da spiaggia, soprattutto prendere il sole, la pelle scura non è segno di bellezza. Sono poche le spiagge organizzate. La cosa positiva è che chiama le spiagge selvagge verrà accontentato. Il lato negativo è che ovviamente sono poco sfruttabili, che sono poco organizzate, manca tutto, anche arrivarci può essere complicato. Aoshima è un'eccezione, è un posto dove ci sono tanti ristoranti, ci sono delle docce,
però anche qui non c'è moltissima gente che fa il bagno, qualche bambino, qualcuno che fa surfing. Ah, sta cominciando a piovere, sta cominciando a piovere. Aiuto, non ho l'ombrello.